set the tone. I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy, the guy of other things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? Serie B, CLD Carmagnola beffato nel finale a Lecco. Coppa Italia, nell'andata dei quarti l'MF spugna il campo del top 5. Under 21, Rosta Torino Sprecone nel derby con il CLD Carmagnola. Allora, eccoci qui, buonasera a tutti, poi andiamo a presentare gli ospiti. Stasera, non essendoci la pioggia, non essendoci la Juve, non essendoci l'Inter, ma solo il Toro con il Bari, siamo riusciti a avere tanti ospiti. La scorsa settimana, lo voglio ricordare, grazie a Nini Punzuruddo che ha portato una registrazione, abbiamo fatto la trasmissione, ma questa settimana siamo al completo. E allora con noi stasera abbiamo la splendida Daniela, ecco, non mi ricordavo, buonasera. Scusami, un lapsus, ma ormai quanti mesi, settimane che non c'eri? Due, pensavamo di più. Allora abbiamo Franco Colasanto, presidente del Top 5, buonasera presidente. Buonasera. Nicola Epifania, come la festa? Sì, come la festa, giocatore del Top 5. Michele Pellegrino, anche se qua c'è scritto Giulio, ma non si sa perché, comunque, vabbè, Under 21, tu lo sai perché è Giulio, che sarebbe poi Michele? Lunga storia, ce la racconti magari sì, dopo. I nostri Baldi giovani, Andrea Trovato, sempre al bar, questa settimana l'Inter non ha perso, quindi andiamo bene, e il nostro carissimo Pino Larinese, buonasera, e poi Andrea Stoppa. Buonasera. E Maurizio Bussi, giocatore dell'Under 21 Rosta Torino. Allora, va a lanciare il servizio di oggi, valevole per il campionato Under 21 Rosta Torino CLD. Allora, andiamo a vederlo, visto che abbiamo Andrea e Maurizio. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Maurizio Melante, allenatore del Rosta Torino. Mister, oggi purtroppo una partita sfortunata, un grandissimo secondo tempo da parte vostra, poi tanti errori sotto porta e anche un rigore sbagliato. È dall'inizio del campionato che ci stiamo portando certi difetti che comunque dobbiamo migliorare, perché anche voi che avete visto la gara dalla tribuna avete visto che è un altro pareggio immeritato. I ragazzi hanno dato il massimo e per me la squadra che doveva vincere oggi è sicuramente il Rosta Torino. So tre gare che purtroppo nella fase offensiva non siamo troppo lucidi e purtroppo basta due o tre tiri dell'avversario e ci castiga. E dispiace perché è una cosa che ci stiamo portando avanti dall'inizio del campionato. Speriamo che poi la fortuna ci sia un po' grata, no? Ecco, un Rosta Torino che ha conquistato 4 pareggi in questa via di campionato, ancora purtroppo nessuna vittoria, tanta sfortuna anche oggi dopo una bella reazione nel primo tempo dopo che la squadra era sotto i 2 gol. Sì, niente da dire del CRD Carmagnola, è una buonissima squadra, nulla da dire, è stata una partita giocata alla pari, nulla da dire su questo. Faccio i complimenti quindi alla società, però se guardiamo bene tutti e due i tempi anche oggi ci ha castigato qualcosa che magari cercheremo di lavorarci un po' meglio in settimana. Mi dispiace per i ragazzi che comunque a fine partita hanno dato tutto e purtroppo l'ennesimo pareggio ci castiga comunque sul gioco che viene espresso in campo. Comunque sono contento di tutti i ragazzi, so che Fiscante era un po' giù di morale per il rigore, ma questo non c'entra niente, sono contento di lui, di Bussetti che mi danno una mano e di tutta la squadra che comunque in partita cresce. Cristian Zimmari, portiere del CLD Carmagnola. Cristian, oggi un buon pareggio su un campo difficile come quello del Rosta Torino, una squadra la vostra che è partita molto bene nel primo tempo, poi invece nel secondo forse avete tirato un po' i remi in barca. Sì, eravamo contati stamattina, un po' stanchi, abbiamo dato un po' troppo nel primo tempo, abbiamo sbagliato anche tanto nel primo tempo,
Gol sono venuti perché abbiamo sbagliato errori difensivi, non per merito loro sicuramente. Bisogna cercare di tenere più la testa in campo e non pensare alla panchina e alla tribuna. Una squadra la vostra che è venuta molto bene fuori in questo avvio di campionato, una squadra nuova, un gruppo in cui si vedono anche dei giocatori di livello come Adil oggi che ha fatto una buonissima partita, una squadra che sicuramente potrà dare fastidio anche alle big di questo campionato, a Aosta e Asti in primis. Ma questo sicuramente, abbiamo avuto come la prima di campionato l'Aosta, io ero squalificato, poi abbiamo avuto problemi con i transfer per Adil e Adrian. Abbiamo perso quelle prime due partite che secondo me potevamo anche vincere. Vincere magari con l'Aosta no, ma prendersi un punto in casa da loro non sarebbe stato male. E anche con l'Asti ce la possiamo giocare sicuramente. Anche già mercoledì sera, se noi siamo concentrati, siamo al 100%, filo da torcere glielo possiamo dare tranquillamente. Eccoci qua, scusate, stavamo parlando su un ruolo. Allora, Daniela, lettura tabellini Under 21. Allora, i risultati della settima giornata: Asti Bassotti 11-1, Aimavil Top 5 8-8, Brian Meff 3-6, Alessandria Aosta 0-6, Rosta Torino Cesana CLD Carmagnola 3-3, Sportiamo Libertà Santignano 3-7, Riposo Ospedaletti. La classifica: Aosta in testa con 16 punti, Asti 15, Celle di Carmagnola, i Bassotti 13, Libertà Santignano 12, Top 5, Aimavil 8, Ospedaletti MF 7, Bra 5, Rosta Torino Cesana 4, Sportiamo Alessandria 3. Maurizio, dove hai sbagliato? Me lo stavi raccontando, poi siamo rientrati in studio. Non ho chiuso il secondo palo. Sì, ma microfono, perché sennò non hai chiuso il secondo palo. Sì, non ho chiuso il secondo palo, verso la fine potevo chiudere il secondo palo e mettere al sicuro il risultato, poter vincere la partita. Rammaricati di questo 3-3? Sì, perché sono convinto che potevamo vincere la partita. La partita era nostra, potevamo meritare di vincere. Cosa vi è mancato? Essere cinici sotto porta. Chiudere il secondo palo. Cattiveria agonistica c'è. Sì, quella c'è sempre stata dal primo minuto fino all'ultimo. Andrea, soddisfatto di questo 3-3 o no? Non pienamente, perché secondo me erano tre punti abbordabili contro una squadra che non era assolutamente più forte di noi. Abbiamo patito i primi 10 minuti la loro supremazia tattica, poi siamo entrati in partita e secondo me potevamo portarla a casa. Poi è andata così, è finita 3-3, un punto a testa. All'inizio avresti firmato per un pari o no? No, assolutamente no. Sempre in campo per vincere? Sempre in campo per vincere, anche se dopo 10 minuti perdevamo 2-0. Vabbè, ma insomma, si può, nel calcio 5 non è mai chiuso una partita. No, assolutamente no. Andrea Trovato, intanto bentornato. Datemi il microfono così. Allora, grazie tuo... Giancarlo. No, già prima ero un po' offeso, mi ha detto che siamo al bar. Perché siamo al bar? Siamo qui. Ma perché il bar è mica un brutto posto? Ma mica c'è da bere, ancora. No, di là sì. Ci attrezziamo magari ci per le prossime puntate. Avanti, magari. Offriamo da bere anche gli ospiti. Certamente. E allora? No, la partita l'abbiamo vista e... Diciamo che è stato un bel primo tempo. Il CLD, come dicevano prima i ragazzi, è partito molto bene. È andato avanti subito di 2 gol. Però c'è stata sicuramente una bella reazione da parte del Rosso Torino, che ha dimostrato di potersela giocare anche con una squadra, ci vedi, che ricordiamo che prima di questo incontro era al terzo posto in classifica, se non sbaglio. Quindi possiamo poi rifarci una signora squadra con dei giocatori di assoluto livello come Adil, come Adrian Onea, che giocano anche stabilmente in Serie B. E diciamo che anche noi, come Rosso Torino, oggi in campo avevamo diversi giocatori che sono stabilmente in prima squadra, come lo stesso Maurizio, e appunto qui vediamo purtroppo Simone Fiscante che sta sbagliando il rigore, come Alessandro Bussetti che ha disputato anche una grandissima partita ieri in Serie B, e anche Luca Borelli, Andrea Ugetti il portiere, quindi ragazzi giovanissimi ma che hanno sicuramente un avvenire roseo davanti a loro. Maurizio, che cosa ti aspetti, pensa che domanda importante, anche con fantasia, dalla stagione? Under 21,
parli beh, solo under 21. Parliamo dell'under 21, sì, okay. Poi parleremo dopo della... Ma dunque, è una partenza molto, cioè, brutta, apparentemente brutta, sì, da vedere dalla classifica. Però... Possiamo rivedere la classifica, così almeno intanto dalla regia, poi parla... Eccola lì, 4 punti. Appunto, vediamo che siamo alle... le ultime posizioni, però abbiamo tanta voglia, siamo molto uniti, per ci vogliamo molto riscattare, abbiamo fama di riscatto e vogliamo dimostrare che questa classifica è bugiarda, perché noi possiamo giocarcela con tutti, con tutte le parti, perché abbiamo un allenatore che comunque ci sa dare qualche soluzione, soluzione importante che per noi che siamo tutti nuovi, una squadra tutta appena costruita, in costruzione, sono... possiamo dare molto di più di quanto stiamo dando ora. Andrea, secondo te fino adesso che cosa è mancato per potervi esprimere al meglio? Ma siamo mancati soprattutto nella fase realizzativa. Abbiamo sprecato tanto, abbiamo fatto 4 pareggi perché abbiamo buttato via tante occasioni da gol, potevamo fare sicuramente meglio. Se quei 4 pareggi fossero state 4 giuste vittorie, la classifica sarebbe diversa. Paradossalmente forse meno pareggi, qualche sconfitta in più, ma qualche vittoria in più vi avrebbe messo in una posizione diversa. Assolutamente sì, perché abbiamo perso 2 partite, una con l'Asti, con la prima in classifica. E ci può stare. E ci può stare, un'altra malamente, però le altre partite erano da vincere. Siamo stati sempre, secondo me, superiori agli avversari. Andrea, questa squadra, Under 21, parliamo, fateli arrivare, eccolo lì che arriva, secondo te dove può arrivare? Secondo me è una bellissima squadra, li ho visti oggi i ragazzi per la prima volta in una partita ufficiale, li ho visti anche allenarsi con il mister Maurizio Melante, di cui abbiamo ascoltato prima l'intervista. È una squadra che può crescere, perché ricordava prima anche Maurizio, una squadra costruita soltanto quest'anno, anche se ha sicuramente degli elementi validi che ogni tanto vanno a dare manforte ai ragazzi più giovani, una squadra che sta crescendo. Io ho visto oggi un bellissimo secondo tempo, purtroppo è mancata la fase conclusiva, perché è una squadra che ha creato veramente tanto, il CLD forse ha anche tirato un po' in imbarca, come dicevo nell'intervista a Cristian Zimmari, anche perché loro sono arrivati un po' con i uomini contati, e dimostrare anche una partita del genere, un derby sentito anche per magari le vicende con la prima squadra, e giocarsi alla viso aperto e rischiare di portare a casa i 3 punti, vuol dire che è una squadra che è in forma, che sta venendo pian piano fuori. Poi diciamo ricordavano... che non siete stati neanche fortunati con... No, 3 pali, quindi sicuramente potevano fare qualcosa di più. Una squadra che ha sicuramente tanto, è tanto credito con la fortuna. Poi prima parlavano anche dei tanti pareggi che sono stati. Qui abbiamo i ragazzi del Top 5, soltanto 7 giorni fa c'è stato un pareggio pirotecnico in casa del Top 5, appunto. Magari chiediamo a Giulio o Michele Pellegrino cosa ha visto. Preferisci Giulio o Michele? Michele Pellegrino. Prego. No, il microfono ce l'hai, non fatemi. Cioè, tu diceva, allora, ti ha lanciato la palla, sì, il signor Andrea. Quindi anche la nostra squadra comunque ha lo stesso problema. Troppi pareggi, che appunto in un campionato in cui la vittoria da 3 punti, il pareggio 1, magari una vittoria e una sconfitta sarebbe meglio che 2 pareggi. Questa è matematica, già, non sì. C'entra niente il calcio a 5. E comunque anche oggi appunto abbiamo giocato contro la Emaville, una squadra che teoricamente sarebbe dovuta essere inferiore a noi. Sempre sulla carta, però nel calcio a 5 il valore sulla carta non è mai il valore effettivo delle squadre. Infatti possiamo dire che l'Emaville la partita se l'è giocata fino in fondo. E forse avrebbero anche meritato la vittoria, sinceramente. Però, soprattutto per il loro secondo tempo. Infatti eravamo sul 7-3 noi, hanno fatto il quarto gol e da quel momento si sono scatenati. Perché appunto... un gol può dare morale come può affossare il morale della squadra avversaria, quindi dal 7-3 per noi siamo passati all'8-7 per loro. Poi comunque con uno scatto d'orgoglio siamo riusciti a fare l'8-8 e abbiamo portato a casa un punto. E poi hai detto forse è meglio così, lasciamo perdere. No, noi in realtà ci abbiamo provato fino in fondo tutte e 2 le squadre, solamente che è finita, quindi... vabbè, potevate spostare loro, non so. Presidente, intanto la domanda che ti ho fatto prima e che però adesso... come nasce questo nome Top 5? Da cosa nasce? Nasce da un nome di pura fantasia, dovevamo dare un nome alle nostre iniziative che noi organizziamo
tuttora da 15 anni a questa parte, che organizziamo eventi, come tanti mi conosceranno, tanti sapranno, di calcio 5 maschile, calcio 5 femminile, calcio 8. Dopodiché 8 anni fa è venuta la necessità di creare effettivamente un settore agonistico. Il settore agonistico nasce come una squadra in C2, dopo 2 anni siamo passati in C1, io allenavo anche questa squadra, per ragioni di lavoro non ho potuto seguirla, è passata poi a una serie di allenatori. E di conseguenza poi si è creato anche poi tutto lo staff dirigenziale. La parola top va come top player, top manager. Sì, esattamente. Vorreste essere al top? Vogliamo esserlo, ce ne mettiamo tutta, sia l'impegno. Sì, i giocatori soprattutto, che ringrazio, anche lo staff dirigenziale che è fantastico e mi dà veramente una grossissima mano a tutti i livelli. E nasce così il settore agonistico dalla C1, abbiamo la squadra di Under 21, abbiamo la squadra della Juniores e la squadra degli allievi, nonché quest'anno 30 bambini che fanno la scuola calcio a 5. Un esempio, Andrea, trovato da seguire. No, poi è sicuramente anche un evento che Franco Colasanto sia qui a Spazio 5, perché l'abbiamo corteggiato tantissimo, peggio di una bella ragazza. È un bel uomo. Ma io ho altri gusti, per fortuna, non me ne vogliono chi ha altri gusti. Mi sento preso in mezzo alla grande. No, sicuramente è un piacere avere qui Franco, ma non perché è, ovviamente essere qui con noi e non facciamo belle parole a caso. Franco è una di quelle persone che ci mette tanta passione in questo sport e lo dimostra in tutte le cose che fa e lo si vede ogni giorno. Se fai arrivare il microfono a Pino Larinese, che saluto, direi che l'esempio degli amici del Top 5 di creare anche un settore giovanile è quello che forse è una lacuna che nel calcio a 5 non tutte le società hanno, e che, per, visto che siamo qui per lanciare questo sport, cercare di dargli un supporto è fondamentale. Complimenti al Top 5 che anche che è da lì che si parla, perché i giocatori novantenni. Colasanto, così come altre società, hanno intrapreso questo cammino, un cammino importantissimo per la crescita di questo sport. Lo sappiamo, più volte l'abbiamo detto, è fondamentale riuscire a creare settori giovanili per poter far crescere questo sport e non solo, per portare a far giocare a livelli importanti giocatori italiani, che come sappiamo mancano, o meglio, ce ne sono pochi. Per adesso, quindi è fondamentale che ci siano società come queste che investono e facciano crescere i giovani. Si sta facendo tanto, sono convinto che ci sia ancora tanto da fare. È sempre. Un appello che io rivolgo costantemente quando tu mi dai l'opportunità a tutte le società di fare dei sacrifici e investire sui giovani, che danno un sacco di soddisfazioni. Bene, dopo queste parole che terremo nell'annali, lettura tabellini Serie A, Daniela. Allora, risultati dell'ottava giornata: Acque Sapone Finplanet Fiumicino 3-1, Asti Sport 5 Putignano 6-2, Bisceglie Montesilvano 4-4, Marca Caos 6-2, Pescara Venezia 4-7, Real Rieti Luparense 0-4, Lazio Augusta 5-4. La classifica: Luparense Marca 22, Lazio 19, Asti 16, Montesilvano Acque Sapone Sport 5 Putignano 13, Bisceglie Caos 10, Pescara Real Rieti 7, Finplanet Fiumicino 4, Augusta Venezia 3. Andrea? No, beh, sicuramente un'importantissima vittoria dell'Asti ieri contro una squadra che lo Sport 5 Putignano, che erano insieme a pari punti prima di questa sfida. Quindi un Asti che sta proseguendo, secondo me, alla grande questo campionato. Sapevamo di questi possibili passi falsi, appunto, ci sono stati. Io l'ho ripetuto già l'ultima volta prima della pausa per maltempo. L'unico neo forse la sconfitta in casa col Bisceglie, poi ci sta a perdere con la Marca di misura e ci sta a pareggiare in casa della Lazio. Per il resto penso che i ragazzi L'Inter siano... L'Inter ha perso Palermo, può perdere anche l'Asti. Ma no? L'Inter quest'anno è meglio... non parlarne. Vabbè, dico, però ci sta. Ci siamo tolti delle soddisfazioni poco tempo fa. Presidente, dove può arrivare il o dov'è il tuo sogno? Così, un sogno nel cassetto prima di andare in pubblicità, così. Il sogno nel cassetto, come penso che per tutti coloro che fanno delle attività sportive, ma qualsiasi cosa nella vita, è quello di arrivare sempre a migliorarsi continuamente. No, ma realisticamente. Realisticamente. Cioè, è chiaro che uno dice vincere la Coppa dei Campioni. No, c'è stato realisticamente, che, ovviamente, però, passare la categoria, riuscire a fare con la prima squadra la Serie B e soprattutto con le altre categorie, che l'Under 21, la Juniores e gli allievi, occupare dei posti in classifica. Diciamo che quello è un investimento migliori. Sul futuro, giusto? Molto, sì. Diciamo che stiamo lavorando per questo. E per una prima squadra
al momento una serie B. Sì, poi... direi di sì. Perfetto, ecco, ci va del tempo, ci va del... lavorare, fare i passi giusti. A meno che non abituato... si abbiano dietro Paperon de Paperoni, ma tifa per il Paperopoli. Però... ci se... non basterebbero 4-5 trasmissioni per parlare di uno sviluppo. Ma lo potremmo fare, tanto abbiamo tempo fino a giugno. Allora, adesso cosa c'è, Daniela? Lanciamo la pubblicità. Sei sicura? Sì. Vabbè, allora se lo dici tu. A Torino, BMW e Mini, si dice B-Auto, il centro service tra i più grandi in Italia. Lo trovi solo da B-Auto, via Bologna, 102, Torino. Benvenuti alla terrazza. Vi presentiamo il nostro locale, meta ideale per pranzi, cerimonie e feste di compleanno, ma anche per una cenetta romantica alla ricerca di piatti legati alla tradizione argentina e spagnola. Vi accoglierà un'atmosfera piacevole e calorosa, specialità della casa, farinate e pizza al tegamino già tagliata. Vi aspettiamo numerosi. GEMS, la nuova collezione 2011 ti attende al GEMS Point di via Cesana 44 a Torino. Consulta gemsfutsal.it. GEMS, la tua stagione al top. Derby Igiene Pulizia, prodotti e attrezzature per la pulizia nelle comunità, via Liguria 16, Savigliano. Ogni giorno nuovi articoli sui modelli in uscita, le recensioni dei modelli sul mercato, le prove su strada, i prezzi delle auto nuove e le quotazioni dell'usato. La scelta giusta per promuovere la tua azienda nei grandi tornei di golf. Visita www.multigolf.it. GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo, kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spaccio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione. Villaggio della Fonte, via Grangia 15, Scarnafigi, telefono 0175 74205. Grafart, via Galimberti 75, Manta, per informazioni contattateci ad info@grafart.it. Allora, dunque, lanciare il servizio ieri, Serie B, Lecco, Carmagnola. Allora andiamo a vederci il servizio sulla partita di ieri di Serie B tra Lecco e Carmagnola. Amici di Spazio 5, siamo in compagnia di Mirko Antonietti, giocatore dell'Ecco. Mirko, oggi doppietta, strepitoso, vittoria all'ultimo momento, importantissimo. Sì, cercavamo questa vittoria, diciamo, contro una delle cosiddette grandi, perché sabato ad Aosta abbiamo fornito una prestazione super e solo dalla sfortuna, con dei pali e degli errori, diciamo, ingenui, siamo venuti a casa con una sconfitta su un campo molto difficile, e quindi ci siamo preparati al meglio per fare i tre punti contro una big di questo campionato. Oggi avete interpretato nel modo giusto la partita? Sì, sì, siamo partiti fin dall'inizio con la giusta carica, la giusta determinazione, e i gol che abbiamo preso ci siamo messi male in campo su un calcio d'angolo che non so se c'era, però eravamo predisposti già ad offendere, quindi si era riaperta la partita. Poi con grande carattere dal 2-1 abbiamo tirato fuori tutti i contributi e quindi siamo venuti a casa con una bella vittoria. Per Gotta, allenatore del CLD, Pierre, un gol è arrivato proprio negli ultimi secondi. Cosa è mancato oggi al CLD? È mancato che a un minuto dalla fine, quando ho chiesto il time out, l'arbitro mi desse il time out per girare la difesa che avevamo provato in settimana. Palla sfriso, chiede time out e fa: la prossima volta glielo do. Non va bene.
Con questo noi non dobbiamo prendere due gol in 39 secondi, verissimo, però questo è uno sport fatto di episodi. Io avevo diritto al time out e loro me l'hanno negato, quindi grossissimo errore tecnico da parte loro e ottima circolazione di parte dell'Ecco, vittoria alla fine. Chi vince festeggia, chi perde spiega, quindi ha meritato di vincere. Certo, una cosa sola Pier, un CLD che nel primo tempo sembrava che avesse timore, per carità, come hai detto tu, un Lecco che ha fatto un ottimo possesso palla, molto veloce, però il CLD che è tanto capace di fare altrettanto ha avuto la sensazione che invece non avesse voglia di andarli a prendere. Abbiamo qualche problemino fisico, infatti negli ultimi minuti, come avete visto, non potevo più schierare Perino e non potevo più schierare Caddeo. Quindi fisicamente non siamo al meglio e dobbiamo gestire la partita. Quindi la partita è stata volutamente impostata più al risparmio all'inizio per cercare di avere più birra nel secondo tempo, e ritengo che il nostro grossissimo demerito sia stato quello di non sbagliare gli innumerevoli 2 contro 1, 3 contro 1 capitati. Loro sono stati bravi a resistere. Antonietti ha fatto un euro, io voglio dire un euro gol, no, spero che non sia un euro non gol, ma ha fatto un euro gol stupendo, quindi complimenti a lui. Allora, dunque, abbiamo sentito le interviste. Pino, tu eri a vedere la partita? Sì, ieri eravamo a Lecco. Come bella città, Sì, bellissima città. Bisogna proprio andare perché merita, sì, Lecco, Como, fatto un giro, molto bella. Come dicevo prima, come abbiamo visto dalla grafica iniziale, boccone amaro per il CLD, perché ha 36 secondi dalla fine Mirko Antonietti si è inventato un eurogol fantastico e ha regalato una splendida vittoria all'Ecco, quindi boccone amaro, anche se il pareggio forse era il risultato giusto, nonostante il CLD non abbia fatto una grande prestazione, perché un po' le assenze, un po' gli infortuni durante la gara, Caddeo, Adil, Fiscante, erano costantemente cambiati perché avevano problemi muscolari. E lo stesso Licciardi non è stato all'altezza della gara, ieri ha commesso un errore regalando il primo gol fatto proprio da Mirko, qui lo possiamo vedere, un errore, non è da lui fare questi errori, dove ha portato in vantaggio il Lecco. Un CLD che nel primo tempo ha dovuto gestire proprio per quel discorso che ti dicevo prima di questi infortuni. Poi nel secondo tempo finalmente si è visto il CLD, a 12 minuti dalla fine ha tirato fuori la grinta giusta, ha trovato il pareggio, il gol, e quando ormai sembrava fatta, a 2 minuti e mezzo dalla fine, giustamente il Lecco ha giocato con un movimento ed è riuscito a 1 minuto dalla fine a trovare il pareggio, nonostante le giuste lamentele di Pier che aveva chiesto il time out ma non gli è stato concesso, e poi si è inventato questo eurogol Mirko, stupendo, niente da dire, quindi boccone amaro, il risultato giusto era senz'altro un pareggio. Per quanto si è visto in campo, il Lecco si è disposto benissimo, tatticamente perfetto, ha pressato, aggredito per tutta la partita, però purtroppo il calcio 5 è così, un eurogol e via, vittoria al Lecco, 3 punti andati lì. Allora, prima di sentire un commento sulla giornata dal nostro esperto Andrea, ci leggi per favore Daniela i tabellini? Sì, allora, Aimavil San Biagio Monza 2-6, Basilea Ospedaletti City Turin 10-2, Domus Bresso Aosta 2-9, Lecco CLD Carmagnola 3-2, Real Cornaredo San Vincenzo Genova 5-5, Rosta Torino Cesana PCG Bresso 4-0, Tiguglio Sinnai 2-4. La classifica Aosta, Sinnai 22, CLD Carmagnola, Lecco 15, San Biagio Monza 14, Basilea San Vincenzo Genova 13, Rosta Torino Cesana 12, Domus Bresso 10, Real Cornaredo 7, Aimavil PCG Bresso 6, Ospedaletti City Turin Tiguglio 0. Allora, se lasciate un attimo la classifica, Andrea, direi che Sinnai e Aosta, così, io non sono un matematico, però... 7 punti cominciano a essere già un bel salto. C'è sacco. Da dire una cosa però Giancarlo. Dimmi. La classifica che vediamo sovraesposta in questo momento, sì, non tiene conto perché appunto manca l'asterisco, diciamo che come ci sarebbe sul televideo, diciamo così, sì, delle squadre che devono recuperare la giornata della scorsa settimana. Io chiederei se alla regia rimettiamo una classifica. Tu è vero che dici 7 punti sono tanti, ma il CLD Carmagnola deve recuperare la sfida in casa col Tiguglio,
che fammi dire, è vero che il calcio 5 può essere strano a volte, ma il Tiguglio ha 0 punti, io non credo che ce le dica il Magnolo andrà a perdere in casa col Tiguglio. Però quindi quei 7 punti, secondo me no, quei 7 punti potrebbero diventare 4, e visto che siamo soltanto all'ottava giornata di campionato e mancano ancora un'infinità, non sono tanti 4 punti. No, assolutamente. Poi ne manca una partita al San Biagio, manca una partita al San Vincenzo, manca una partita al Rossa Torino, manca una partita allo Spedaletti. Quindi sono 6 squadre con una partita in meno. E quindi è un campionato che può ancora... può ancora riservare delle sorprese. Ecco, faccio un commento come ai tempi faceva il buon Giovanni sulla giornata. Beh, diciamo che appunto, come dicevi tu prima, sicuramente Aosta e Sinnai non hanno deluso le attese e hanno vinto le rispettive partite. L'Aosta è andata a vincere su un campo difficile come quello della Domus Bresso, vincendo 9-2. E invece il Sinnai ha vinto appunto 4-2 in trasferta in Liguria. Le altre, diciamo, la partita sicuramente più attesa era quella di Lecco, dove si sono affrontate due squadre che sono state costruite per fare un ottimo campionato. Il Lecco lo conosciamo tutti, già lo scorso anno ha provato a salire di categoria, non c'è riuscito neanche attraverso i playoff. E invece CLD è una bellissima squadra con dei giocatori interessanti, come dicevo anche prima Pino, Licciardi, che fino allo scorso anno giocava all'Asti, giovani appunto come Adil, che ha fatto lì il gol del momentaneo pareggio, se non sbaglio. E una squadra che io ho parlato con Pierre, mi dicono 2-1 dalla regia, che erano a vederla, e ho parlato con Pier Gotta oggi, che l'ho visto anche al campo durante la partita di Under 21. È una squadra forse che deve ancora maturare un pochino, perché non è una squadra forse abituata a stare lassù in alto come le altre, come l'Aosta, che ricordiamoci scende dalla 2, Sina invece questa piacevole sorpresa dalla Sardegna. Però ci sono tante squadre che appunto, come lo stesso Lecco, ce le dico, ci metto dentro anche il Rossa Torino, possono dar fastidio fino in fondo. Quindi un campionato molto aperto. Molto aperto, perché poi i ragazzi, appunto, sia Maurizio che era in panchina ieri, sia Andrea che l'ha seguita dalla tribuna con me, solo dirti che Lecco ha una composta esultanza. No, beh, Lecco veramente ha una squadra, secondo me, tra le più forti se le prendiamo individualmente parlando. Sono dei ragazzi che hanno una tecnica incredibile. Abbiamo visto Antonietti, che è veramente un giocatore, secondo me, anche di categoria superiore. Ha giocato 3 anni a Reggio Emilia, l'abbiamo visto l'anno scorso proprio nel playoff col CRD. Un giocatore che fa 100 gol in 3 stagioni in Serie B, penso che si commenti da solo, e poi è capace di questi numeri, quindi sì, tanto sì, di cappello. Giustamente hai detto di categoria superiore, c'è ancora qualcosa. Però appunto, per tornare al discorso di prima, l'esempio ieri la partita in casa del Rossa Torino, che finalmente è tornata alla vittoria dopo le 3 sconfitte consecutive, ha giocato contro un Bresso che, guardando la classifica, si poteva pensare fosse una partita facile. Una partita invece che nel primo tempo è stata forse più difficile del previsto, fino al gol di Borelli con la deviazione e di un loro difensore che poteva essere decisiva, ma secondo me lì in quel caso Davide ha fatto un buon tiro. È una partita che fino a 3 minuti dall'intervallo era ferma sullo 0-0, quindi ecco, a dimostrazione che nessuno regala nulla. Visto e rivisto il gol che ha deciso la gara, vorrei fare un giro, ma possibilmente onesti, quanta bravura e quanta anche fortuna? Secondo me più bravura, perché ci sono giocatori che hanno quei colpi. L'abbiamo visto, permettimi di fare un altro spot per il Rossa Torino, mi ha visto neanche un mese fa un gol simile di Cio Mendoza con la Aosta. Bene, Presidente, secondo te quanto c'è di fortuna e quanto c'è poi tanto il microfono? Talento è importante, ma tanto lavoro dietro, come sempre, perché paga. Ma secondo me, se non si hanno i numeri per fare certi gol, non si fanno. Però sul tiro singolo c'è molta fortuna anche a colpire la palla nel modo giusto. Nicola? Solo bravura quel gol lì. Solo bravura? Assolutamente coordinazione e piedi, e tanti numeri. Talento 10, fortuna 9. Anche per il momento che l'ha fatto. Sì. Vino, tu che eri presente? Bravura, ma non solo nell'eseguire... coordinarsi, quindi fare un Eurogol di quel tipo lì, ma bravura anche a procurarsi quello spazio, perché come si vede dal movimento, passaggi indietro, ha cercato subito la parallela, lancio lungo e ha fatto l'Eurogol, quindi non c'è soltanto il gesto tecnico, dietro c'è anche una preparazione. Se lo dice Pino, possiamo credergli. Ha fatto valere il patentino. Esatto, anche perché lui è campione d'Italia, quindi tanto di cappello. Chapeau, si dice in francese, mi pare, non lo so, chiederò poi stasera a casa. Daniela,
Leggiamo i tabellini di C1. C1? Sì. Siamo la C1. Allora, Bracchia Vazzese 11-1, Castellamonti Bassotti 6-0, STMF 4-2, Futsal Villa CRD 3-3, Libertà Santignano Real Mirafiori 4-2, Sportiamo Sporting Rosta 4-5, Riposa Top 5. Andiamo alla classifica. Castellamonti in testa con 22 punti, Libertà Santignano 20, CRD 18, Bra 17, Bassotti 15, MF 11, Top 5, ST Chiavazzese 10, Sportiamo Sporting Rosta 6, Futsal Villa Real Mirafiori 4. Nicola, un tuo commento su questa, su questo campionato, visto che parliamo di C1. Ma è un campionato molto combattuto lì in alto, perché ci sono delle squadre abbastanza attrezzate. Possiamo vedere la classifica? C'è solo il Bra che sta un po' deludendo le aspettative, però secondo me riuscirà a risalire. E poi ogni anno il livello si sta alzando sempre di più, quindi c'è proprio lotta anche in zona retrocessione fino al fondo, quindi. Presidente, siete in una posizione intermedia, centro classifica, però basta poco a scendere, invece per salire qualcosa in più. Qualcosina, però noi ci proviamo sempre, tutte le partite i ragazzi stanno giocando bene, si allenano bene, siamo contenti anche del lavoro del mister, ci crediamo, come crediamo. Tutti gli anni. Benissimo. Andrea, allora, questo campionato. Quello della C1 è veramente un bellissimo campionato, lo ricordava prima Nicola, un campionato dove può succedere di tutto, e infatti proprio ieri secondo me c'è stato uno dei risultati a sorpresa, l'MF che è andato a cadere sul campo dell'ST per 4-2, penso che in pochi se lo aspettassero, e invece onore all'ST che appunto ha messo in difficoltà l'MF, ha portato a casa 3 punti importantissimi in zona salvezza, quindi una dimostrazione che nulla è scontato in questo campionato. Lo dimostra anche il CRD che ha pareggiato col Futsal Villa ieri e aveva perso con Real Mirafiori qualche settimana fa. Con quei punti il CRD sarebbe primo in classifica, quindi può succedere veramente di tutto. Castellamonte non si ferma più, sta facendo un grandissimo campionato. E il Bra si sta riprendendo molto bene, ne ha fatti 16 sabato scorso e ne ha fatti 11 ieri, ne ha fatti 9 in Coppa come vedremo dopo, quindi è una squadra che sta venendo fuori alla grande, però ci sono tante realtà che secondo me possono veramente dare fastidio. Campionato molto aperto. Sì, soprattutto in zona playoff e anche in zona playout. Va bene, cosa c'è? Di nuovo la pubblicità. Turno. Vabbè. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that. Benvenuti alla terrazza. Vi presentiamo il nostro locale, meta ideale per pranzi, cerimonie e feste di compleanno, ma anche per una cenetta romantica alla ricerca di piatti legati alla tradizione argentina e spagnola. Vi accoglierà un'atmosfera piacevole e calorosa, specialità della casa, farinata e pizza al tegamino già tagliata. Vi aspettiamo numerosi. Gems, la nuova collezione 2011, ti attende al Gems Point di via Cesana 44 a Torino. Consulta gemsfutsal.it. Gems, la tua stagione al top. C'è un modo per sostenere i nostri progetti che non costa nulla. Devolvere il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi alla nostra associazione, indicando il codice fiscale 97 57 14 900 16. Sporting Bar, ristorante pizzeria, via Genova 62, a Cascine Vica, Rivoli. Salone per compleanni, battesimi e feste. Venerdì e sabato dalle 22, karaoke disco music. Per info e prenotazioni 011 955 7797. CRD da 54 anni a servizio dei meccanici, commercio e revisione su scala nazionale di motori di tutte le marche, per vetture, autocarri e industriali, Carmagnola.
GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo: kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spaccio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione. Ma Valentina, perché non vuoi... Allora, basta, il mercato è domani. Poi viene sempre Valentina nell'intervallo, cissa la maraia, come si dice in coso. Allora, andiamo a vedere il servizio con gol fantasma, per fortuna qualche bella irregolarità non manca mai, di giovedì scorso tra Top 5 e MF. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Emanuele Sichera, giocatore dell'MF. Una vittoria importante sul campo del Top 5, una vittoria che vi permette di dormire sonni tranquilli, almeno per il momento, vista del ritorno. Sonni tranquilli no, perché loro comunque sono una bella squadra e diciamo che oggi abbiamo fatto bene, siamo su di due, ce la giocheremo in casa nostra in ritorno, quindi tranquilli no, però partiamo forti con due gol di vantaggio e diciamo che siamo favoriti, quello sì, però ancora è tutto da giocare. Ecco, due gol, uno alla fine del primo tempo, poi il tuo all'inizio del secondo, un gol che farà discutere, un gol che, Manu, secondo te è entrato o meno quella palla? Io da dov'ero non è che potevo vedere chissà di quanto, la palla ha preso un effetto strano, poi è ricaduta in prossimità della linea, è gol di sicuro, cioè, poi alla fine non lo so. Dovete vedere la moviola, allora sì, però così non te lo so dire proprio. La sensazione mia è che secondo me ha oltrepassato la linea, però è una sensazione che io da dove ho calciato non posso confermare. L'arbitro era meglio piazzato, sicuro, perché era messo proprio quasi in linea, se non vado errato, quindi ci credo, abbiamo creduto a lui e va bene. Ecco, l'MF si presenta questo ritorno adesso dei quarti di finale con due gol di vantaggio, come dicevi tu. MF è grande protagonista in questi ultimi anni in Coppa Italia, ci credete alla qualificazione alla Final Four? Sicuramente l'obiettivo è quello di alzare di nuovo la Coppa al cielo. Sì, è una manifestazione che ci piace, quindi sì, vogliamo anche quest'anno non mancare l'appuntamento e giocarci le nostre carte. Probabilmente nel caso in cui riuscissimo a portare a casa anche il ritorno, ci presenteremo probabilmente con una rosa magari un po' più fornita, e quindi possiamo sicuramente dire la nostra. Io sono convinto che poi stiamo veramente ingranando, abbiamo un Lover in una forma strepitosa, Morrone si è integrato benissimo e non voglio citarli tutti, anche Enrico e tutti quanti, stiamo facendo veramente bene. Ci sono mancati dei risultati a inizio anno, un po' per sfortuna, un po' perché mancava proprio il fiato, abbiamo dovuto cambiare un po' il gioco nostro, che non è quello di aspettare come ridietro proprio per dosare le forze, però secondo me ce la possiamo fare e possiamo fare bene. Speriamo nel ritorno innanzitutto e poi ne parliamo. Emiliano Funari, giocatore del Top 5. Purtroppo una sconfitta sfortunata contro l'MF, una sconfitta macchiata da questo episodio. Nel secondo tempo il gol del 4-2, a detta vostra la palla non sarebbe entrata. Io sono certo che la palla non è entrata, anche perché un arbitro serio valuta il gol se sta sulla linea della porta, se va comunque vicino sulla linea della porta dovrebbe vedere la prospettiva della palla. Poi ha sbagliato, secondo me è un errore, ci può stare, fa niente. La squadra ha giocato bene, una buona manovra, due tocchi, sono stati abbastanza veloci e abbiamo creato più di loro, quindi buona prestazione del loro portiere, buona prestazione anche della nostra squadra, purtroppo forse sono più esperti loro e è giusto che finisca così 4-2. Ecco, quanto potrà pesare? Ritorno. Quanto potrà pesare appunto questo gol in vista della partita di ritorno, ricordando che giocherete in casa dell'MF al Palatucci e quindi in virtù anche della nuova regola, che quindi valgono i gol in trasferta, dovreste segnare 3 gol per accedere alla Final Four. Un'impresa possibile? Pesa tanto, è sempre possibile a calcetto, soprattutto con 2 gol di scarto, però è dura, ma non è solo quell'episodio lì, sono stati anche errori difensivi nostri. Proprio errori, cioè, su cose semplici da non fare, miglioreremo in campionato e ci proviamo al ritorno. Allora, abbiamo visto il gol fantasma, poi lo chiariremo, cioè, tanto non serve, però
Daniela, lettura risultati per favore di Coppa. Castellamonte Bassotti 11-6, Top 5 MF 2-4, Gembusca Bra 2-9, Sportiamo Futsal Villa 2-1. Il prossimo turno, che si giocherà il 24 di novembre, Bassotti Castellamonte, MF Top 5, Bra Gembusca, Futsal Villa Sportiamo. Allora presidente, gol non gol? Io ero assista alla partita, ero a metà campo. L'arbitro era 2-3 metri più avanti di noi. Possiamo rivederlo, tanto credo che adesso lo rivedremo. Sì, non si vede che sta correndo. Tanto non si vede, comunque, esatto. Non si può dire. Da lì. Se sta correndo, io non l'avrei fischiato, ma non perché top 5, ma su un dubbio non si fischia. Nicola? Poi l'arbitro fa l'arbitro. Quindi. Beh, l'arbitro può sbagliare come sbagliano i giocatori. Certamente. Sicuramente nel dubbio non si fischia mai. Lui non poteva vedere... Se la palla. Sì, obiettivamente da lì non si capisce né se dentro né se fuori. Ecco, in effetti non abbiamo nessuna certezza. Io non l'avrei dato, diciamo. Andrea. Difficile dirlo dove eravamo noi. Appunto la telecamera, la piazzata a metà campo. Poi purtroppo anche nelle immagini c'era Zucco davanti, quindi non si capisce bene. Ma tanto anche non ci fosse stato, non si sarebbe visto comunque. Non lo so. Difficile dirlo da quella posizione, secondo me anche l'arbitro forse non era posizionato così bene, però se la perché vista... il pallone va tutto dentro, giusto? Per carità, forse piccolo errore del portiere, io da ex portiere non sarei mai intervenuto così, però per carità, non è che si deve crocifiggere il ragazzo. Luciano Castellini diceva che se non tirano in porta non segnano. È fin lì, un portiere. Pino! Arriva il microfono. Arriva, Secondo me non è gol, perché dalla dinamica non può essere gol. Il pallone che batte su un palo e ritorna in campo vuol dire che non è entrato tutto. Perché un pallone tu non l'avresti dato. Ma no, ma semplicemente perché il palo è rotondo. Se io lo prendo leggermente più interno finisce dentro quel pallone. È dinamica. Prendendo la metà vuol dire che il pallone non è entrato tutto. Il pallone, se voi guardate, è uscito. E dopo questa spiegazione la mia esperienza fisico... dice questo, la dinamica mi dice questo, poi mi sbaglierò. Va bene, abbiamo un nuovo professore di fisica. No, nessun professore di fisica. No, dico nel senso che il tuo ragionamento non fa una grinza. Se tu prendi la palla, la lanci contro un palo, scoprirai che fine. Adesso studieremo anche questo. Allora, Daniela, lettura veloce. Senza prendere fiato, tanto non hai bisogno, dei tabellini, così poi chiudiamo con. Allora, Juniores, girone A, Osta Pinasca 3-1, Grosso Top 5 6-10, ST Bassotti 8-3, Fiano Plus Castellamonte 4-7, Serming Rosta Torino Cesana 9-1. La classifica, Osta ST 12, Pinasca e Bassotti, Serming e Castellamonte Top 5 9, Fiano Plus Rosta Torino Cesana 3, Grosso 0. Girone B, Asti Futsal Villa 16-0, Aurora 2003 Cile di Carmagnola 2-13, Bra Cantarana 13-2, Real Mirafiori Libertà Santignano 4-8, Riposa MF. La classifica, Asti 15, Cile di Carmagnola 12, MF 9, Libertà Santignano 7, Bra 6, Futsal Villa Cantarana 4, Real Mirafiori 1, Aurora 2003 0. Per gli allievi, risultati, Asti Sportiamo Aosta 2-11, Sporti Rosti Bassotti 4-9, Riposa Top 5. La classifica, i Bassotti 9, Asti e Aosta 6, Top 5 3, Sporting Rosta e Sportiamo sempre 3, Aurora 2003 0. Per i giovanissimi, i risultati Aosta e Aurora 2003 28-0. Complimenti. Cantarana, Real Frassati 1-2, Sportiamo Asti 2-6, Sporting Rosta e Bassotti 0-7. La classifica, Asti in testa con 12 punti, i Bassotti Sportiamo, Cantarana, Real Frassati 6, Sporting Rosta 3, Aosta 3, Aurora 2003 0. Allora Andrea, comincio con te, questi campionati giovanissimi, allievi, vediamo anche questi risultati mortificanti però. Beh, però diamo merito a quelle squadre che ci provano almeno a iscriversi a questi campionati. Per te è vero che magari per i ragazzini sì, io vorrei non sia bello come va a casa la sera, fossi stato pomeriggio. A quell'età è delicato. Ecco presidente, il discorso, questi risultati, cioè io posso capire, ma 28-0, cioè, ma hanno anche il tempo di farli. Sicuramente giocavano in 4 o giocavano in 3, addirittura per mancanza di giocatori. Abbiamo visto già una partita, la prima di campionato di Serie D, una partita finita 30-0, quindi un gol ogni 2 minuti praticamente. Poi permettimi, a proposito di Serie D e Serie C2, ricordiamo che domani si giocherà regolarmente. Se non piove, speriamo di no. E chiariamo anche che si giocherà dalla giornata regolare, quindi quella di calendario. Essere. Quindi invece quella che era stata rinviata la scorsa settimana si giocherà data da destinarsi.
e quindi domani si riprenderà regolarmente con la C2D. Pino, questi risultati che abbiamo visto, ne abbiamo visto uno eclatante, secondo te da cosa nascono? Ma come si diceva prima, sicuramente ci sono col settore giovanile problemi soprattutto anche con i genitori. Spesso e volentieri capita che piove, fa freddo e i genitori non mandano. Ma non si gioca in palestra in genere? Non tutti giocano in palestra, ci sono tante squadre che giocano all'aperto e quindi ti trovi costretto ad andare a giocare con 3-4 giocatori, come so che è successo ad alcune società, e quindi poi ti trovi con risultati di 23-1, 30, quanti sono purtroppo. Però comunque io voglio premiare le società che comunque credono nel settore giovanile, che comunque in qualche modo aiutano a far crescere questo sport. Capisco che non è facile per un ragazzino prendere 23 gol, però sono convinto che col tempo poi capirà lo sforzo fatto. Allora, cominciamo con Nicola. Tu come ti sei avvicinato, visto che dobbiamo fare un po' uno spot per questo sport? Lo chiedo ai quattro giocatori. Come ti sei avvicinato al calcio 5? Perché ci sei arrivato? Ma io ci sono arrivato lasciando il calcio a 11 innanzitutto, per motivi di lavoro. Dove giocavi? Giocavo a Torino nel Rapid. Rapid Torino. Sì. C'è anche il Rapid Vienna, ma no. Poi ho deciso di smettere, ho iniziato con i tornei di Franco. E di Franco è un catalizzatore di talenti. Come altri, per carità. E poi da lì lui ha deciso di fare questa squadra in C2, hanno fatto una selezione e tutto, dove io sono rientrato. E poi dopo tanti anni sono ancora qui con lui, mi trovo bene nella sua società. Siamo un bel gruppo, fatto di amici anche, quindi è la cosa migliore. Michele Giulio Pellegrino? Io invece, anche io venivo dal calcio a 11. Dove giocavi? Prima nel C2N, poi ho fatto un anno al Rapid. Anche tu? Sì, e poi ho fatto due stagioni in una squadretta di... Non fare il nome, perché se ci sei, perché se ci sei. No, poi tanto sono falliti, quindi posso dire quello che mi piace. Perfetto. Amici, via. Comunque, poi 3 anni fa ho conosciuto appunto dei ragazzi semplicemente al campetto, 3 ragazzi che giocavano al top 5, e mi hanno detto che appunto secondo loro avrei potuto giocare, e è iniziato tutto così. Abbiamo bisogno di un portiere forte, avevamo bisogno. Sì, non l'avete ancora trovato, però. E quindi è cominciato così. Andrea. La mia esperienza nel calcio 5 è iniziata ormai 4 anni fa, se non addirittura 5, dopo che ho lasciato il calcio a 11 per motivi, diciamo, di poca soddisfazione. Non ero più soddisfatto di giocare, ho mollato un anno, sono rimasto fermo, poi ho scoperto il Rosta che faceva il campionato di calcio 5. Allora sono andato, ho provato. Tu abiti nella zona? Sì, io abito vicino a Rosta, ad Avigliana. E allora sono andato lì, ho provato e ho fatto i giovanissimi, un anno solo. Poi ho fatto la Juniores e ora sono in Under 21. Quindi una crescita continua. Certo, ho sempre trovato degli ottimi allenatori. Comunque devo ringraziare la società che ha comunque creduto in me, lasciandomi sempre nell'organico. E tuttora un ottimo allenatore che può farmi crescere. Un libro stampato. Maurizio Bussi. Io, come loro, come i miei compagni, ho lasciato il calcio a 11. Tutti? Pure. Come loro ho lasciato il calcio a 11. Dove giocavi? Giocavo all'inizio al Torino. Torino? Al Torino, sì, fino a età giovanissimi, mi pare. Poi sono andato al CBS Milan, si chiama così. Una squadra. La conosco. E poi niente, mi sono stufato del calcio 11 perché non mi piaceva, anche a me non mi dava tante soddisfazioni, e ho trovato amici di cortile, giardinetti, che mi hanno fatto: sei bravo, vieni a giocare con noi. E dato che comunque c'era il Torino Cesana che mi dava la possibilità di giocare vicino qua al Palatucci, allora ho sfruttato l'occasione. Anche una comodità. Sì, per comodità ho iniziato a giocare e poi mi sono appassionato. Va bene, mi fanno segno l'amico Gabriele Tomasin che manca un minuto. Allora a me non resta che ringraziare, vedo delle volti sorridenti, così vanno a mangiare la pizza, sono tutti contenti. Allora, un grazie, Franco Colasanto. Grazie a voi. Io non
ti chiedo di venire perché è un piacere averti qui, so che ci hanno insistito molto, ma vista la mia presenza penso che tu verrai volentieri. Presidente del Top 5, Nicola Epifania, giocatore del Top 5, 30 secondi, Giulio Michele Pellegrino, grazie ad Andrea Bussi e Maurizio Bussi e Andrea Stoppa, grazie a Pino Larinese, il nuovo fisico dell'Università di Torino, poi abbiamo Andrea Trovato, grazie Andrea. Daniela, grazie di essere stata con noi, siamo stati bene due settimane che c'eri, ecco, e quindi allora l'appuntamento 8 secondi, ci vediamo domenica sera, noi lunedì sera con Lunedì Sport, grazie e buon proseguimento di serata a tutti. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go tonight. I'm a different guy, the girl of the rings, you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or a no?